Eugenio Petrucci è qui, ovviamente, è un romagnolo che si occupa di cantieristica in realtà, perché praticamente lui si occupa di barche, però da tanto tempo si occupa anche lui di tutto. E ha elaborato una sua teoria in relazione alla cosiddetta macchina di Eroto. Prego. Sarò molto breve, massimo 10 minuti leggerò questo foglio e, come avete già sentito, parlerò di Erodoto, anzi parlerò della macchina di Erodoto. Che bisogna dire? Che da diverse generazioni gli egittologi non riescono a darsi una spiegazione e continuano a litigare sul tipo di rampa inclinata realizzata per trainarli sopra le pietre, finendo col definire Erodoto un bugiardo. In pratica non sarebbe vero che i sacerdoti gli confidarono che le pietre sarebbero state sollevate da un ripiano all'altro con macchine fatte di trave corte. La parziale descrizione delle macchine di cui ci ha dato notizia è del tutto sufficiente però a consentirci di capire quale fosse il loro funzionamento. In pratica Erodoto traccia il percorso, spiega quali fossero i materiali e come vennero impiegati. Manca solo la descrizione dell'ultima fase, quella dinamica. È praticamente una macchina da mettere in moto. Rivalutiamo quindi Erodoto, il più grande tra gli antichi storici, e al contempo rivalutiamo gli egittologi contemporanei ai quali andrà il merito di essere arrivati vicini alla verità. Riportando qualcosa che ha detto il dottor Pinotti 2 anni fa, anche per Troia è stato fatto lo stesso errore. Per molto tempo si è creduto fosse solo una leggenda, poi è arrivato Sliman e l'ha trovata Troia con tutti i suoi tesori. Passiamo quindi alla descrizione della macchina citata e alla relativa visione del documento filmato. E qui appena ricompongo tutto, intanto vado avanti, poi si vedrà un filmato. Si tratta di una leva costituita unicamente da 4 tronchi di media lunghezza e da 4 corde di canta, materiale che si reperiva tranquillamente all'epoca. La leva viene esercitata mediante la compressione dei tronchi contro la pietra ed in contemporanea la trazione delle corde in direzione opposta. Però a questo punto bisognerebbe vedere. Passiamo quindi alla descrizione della macchina citata e alla relativa visione del documento filmato. Si tratta di una leva costituita unicamente da 4 tronchi di media lunghezza e di 4 corde di canapa. Essa viene esercitata mediante la compressione dei tronchi contro la pietra in contemporanea con la trazione delle corde in direzione opposta. Sotto la pietra viene inserita ad ogni levato una sicella di qualche centimetro di spessore, posizionata centralmente per consentire il maggior braccio possibile. Il peso di 6-8 persone è sufficiente a creare l'azione di leva. Se ne deduce quindi che con l'impiego contemporaneo di più macchine, i tempi di costruzione furono condizionati unicamente dalla produzione delle pietre. Il numero degli addetti al sollevamento si può valutare nel decimo rispetto alle persone virtualmente impiegate sulle rampe, parliamo di rampe ovviamente, in alternativa. Va considerato che gran parte della manodopera non impiegata sulle rampe avrebbe potuto essere destinata alla produzione di pietre. Come sarebbe stato possibile per Erodoto inventarsi un sistema di sollevamento tanto efficace? Solo notizie a lui pervenute avrebbero potuto consentirgli di descrivere un meccanismo del genere. Sta vedendo? No. Allora, pazienza. Lo vedremo in un'altra occasione. Erodoto si dice che le pietre arrivarono lungo il Nilo e furono trascinate fino alle piramidi su di una rampa lunga 5 stadi e alta 8 orge, per cui non tanto lunga, ecco, diciamo. È ovvio che si riferisce ai grossi blocchi di granito che servivano per la camera del re, in quanto è assodato che tutte le altre pietre si trovavano sul luogo.
La rampa probabilmente saliva all'ultimo tratto all'altezza di 45 metri dove le pietre si trovano tuttora, parlo di delle pietre provenienti lunghi mesi. Fu un lavoro molto duro che durò 10 anni e fin qui tutti sono d'accordo che Erodoto fu un serio cronista della storia. Erodoto dice quindi che è vero, solo ora non si capisce per quale ragione e coinvolgendo i sacerdoti incominci a raccontare bugie. Egli stesso, guardando la piramide, si sarà fatto un'idea del peso di quelle pietre. Per quale ragione ora inventa una macchina fatta con legni corti senza avere la certezza di parlare di qualcosa che funzionasse? Non ci sta, non si riesce a capire. Se con le rampe si era arrivati ad una certa altezza per fare la camera del re, che motivo avrebbe avuto di cercare una soluzione talmente innovativa e fantasiosa? Sarebbe forse divenuto una specie di Giulio Verne dell'epoca? Parlare di legni. Dopo aver sollevato tutte le pietre, la piramide venne poi rivestita con dei marmi levigati e anche per quel lavoro avrebbe dovuto usare delle macchine. Tanto più che questa operazione fu possibile solo partendo dall'alto. Infatti, in qualsiasi sistema di sollevamento, rampe o scalini che fossero, partendo dal basso, ogni via sarebbe stata preclusa a causa della superficie levigata e ripida dei fianchi. Erodoto, quindi, a conclusione dei lavori, dice di nuovo la verità. E questo è tutto quello che volevo dire su Erodoto. Vi avevo detto che sarei stato breve, però volevo l'ausilio della macchina che, non potendo vederla, è inutile spiegarla. Finalmente vediamo la macchina. Come vedete si tratta di quattro tronchi probabilmente di palma e due corde probabilmente di canapa, quindi tutto materiale reperibile. La leva viene esercitata per compressione tramite i due tronchi e per trazione tramite le due corde. Il qui abbiamo messo due persone, ma con una, si è calcolato che con una lunghezza di 5-6 metri di braccio di leva era sufficiente il peso di 5-6 persone di 70 kg per arrivare a sollevare una pietra in un tempo che abbiamo considerato dagli 8 ai 15 minuti. Quindi voleva dire che se c'erano 10 macchine alla base di questo tipo, ogni 10-12 minuti si riusciva a sollevare una pietra nel piano superiore con 10 macchine e 10 pietre. Ma bisogna pensare che contemporaneamente, siccome di queste macchine ce n'erano altre 10 nel secondo e altre 10 nel terzo di piano, mentre una pietra saliva un'altra scendeva, per cui se potevamo portare 10 pietre per volta, 10 partivano e 10 arrivavano nello stesso momento. Ecco, questa è l'azione, non so se si è visto bene. Questo è tutto praticamente quello che vi dovevo descrivere, perché adesso ve l'ho già detto prima. Adesso le cose semplici sono migliori. Grazie. Thank you.